Ehi, sono qui, vaffanculo! Dimmi, Orazio, che succede? Il Primate ti sta rubando i dati. Scopri chi è prima che completi il trasferimento. Cerca qualcuno che si comporta in modo strano.
Sei pronto? Sì, signore. A proposito, mi piace come l'hai verniciato. Già. Yeah. Io dico che ci meritiamo una vacanza. Tu che dici? Ho sempre voluto nuotare tra i delfini. No, tra le razze. Le razze sono fighe. Affanculo, quelle stronze hanno ucciso Crocodile Hunter. Non puoi fidarti di loro. Veto. Hai messo il veto. Delfini, allora. Oh, andiamo, Marcus. Non vorrei fidarti di quelli. Davvero? Perché no? Devi sapere che ho visto un documentario. In un delfinario hanno acceso le telecamere di notte perché la gente veniva uccisa. E il mattino dopo avevano uno snuff movie con i delfini. Sicuro che non fossero orche? No, delfini, amico. Hai presente Flipper? Pezzi di merda. Tipo... Come sta andando, ragazzi? Finora abbiamo un veto su razze e orche. Ma i delfini sono ancora in gioco. No, non lo sono. Saggia scelta per le razze. Quelle hanno ucciso Crocodile Hunter. Ehi, sono ancora confuso adesso. Di che stiamo parlando? Coordiniamo i cambiamenti di angolazione per trasmettere i dati attraverso le antenne. Mi serve aiuto? A posto. Io ti aspetterò qui. Sono allergico agli spazi stretti e alle uniformi. Si può sapere cosa succede? Ok. Thank you.
Oddio, no! Ma cosa... Merda! Perché dovrei volerlo vedere? Sbarbagliatevi, trovatelo! Smettiamo di cercare, non è qui! Niente. L'ho perso! Dove credi di andare? Non vogliamo il DedSec qui. Ehi, un intruso! Cazzo! Descrizione bersaglio in arrivo. Date un'occhiata in giro. La diagnostica è a posto. Tutto bene. Ah, la bellezza dell'analogico che risale all'era dei dinosauri. Niente bisogno di nastri, ma l'anima, il cuore. Non fare il sentimentale, le parti meccaniche si rompono. E in compenso, gli archivi digitali si corrompono. Certo che ti fissi sulle cose più assurde, amico mio. Non è colpa mia. Mio padre fabbricava orologi. Vedere ingranaggi e viti sostituiti da freddi circuiti stampati. Si perde tutta la poesia. Inizio del riavvio tra 3, 2, 1. Forse dovremmo ampliare la manutenzione. Amen.
siamo. Wow, ora devi soltanto salire in cima alla torre e allineare l'antenna con la WKZ. Cosa hai detto? Vuole solo scherzare, l'ascensore sta già scendendo. Grazie, Josh. Sei già saltato da un aereo, vero? Coso, ne ho schiantato uno. Arrampicate ne hai fatte? Ovviamente. Mai corso coi tori? Oh no, cazzo. Ecco, eccoci. Ma che cos'hai contro gli animali? Mi stanno sul cazzo. Guarda che è una guerra. Si stanno evolvendo per sostituirci nella catena alimentare. Meno sanno di noi, meglio è. Aspetta, anche i cuccioli? Soprattutto gli stramaledetti cuccioli. Si sono infiltrati fra noi. Ci stanno studiando. Merda, sì, te ne regaleremo uno. Se vuoi vedere come lo prendo a calci, fallo. Ma preferirei di no. Dovrebbe andare. Manca soltanto un tocco finale e... là. Niente male. Io e Josh stiamo arrivando. Oh, serve birra! Ehi! Che bel panorama! Sì, ho notato. Vai, Fortuna Drago.
E ora mettiamoci comodi e godiamoci lo spettacolo. Sicuro di averlo configurato bene? Ehi, vengo mai a romperti le palle sulle tue criptocazzate? Ehi, silenzio, ci sono. Qui con il direttore della AUM, che pare abbia una sorpresa. Ah, una sorpresa per loro, bene. Al nostro ultimo prodotto con me, sono lieto di annunciare il lancio di AUM 2.0. Cazzo, sì! Devi stare a premere un pulsante per... Ehi, il logo del DedSec. Merda. No, mi spiace. Vuole fare un commento? Grande! Spegnila! Chiuso, via! Andiamo, ok? Cittadini dell'era digitale, benvenuti. L'AUM pensava di ingannarvi. Un sistema che controlla le case, promettendo privacy, sicurezza e risparmio. L'AUM vende i vostri consumi. Esatto. Si paga un abbonamento mensile per il privilegio di essere venduti all'asta. È ora di svegliarsi, di dimostrare quello che valete. Se non controllate le informazioni, altri lo faranno. Potete pregare le multinazionali di rispettarvi o risolvere la faccenda a modo vostro. Il DedSec vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. È stato Steven, umiliante! Steven! Hai preso una brutta batosta, succede. Figlio di troia, ci avevi promesso! Non essere stupido, Steven. Ultimamente hai fatto una serie di cazzate enormi. Siediti. Amico, io ti ho dato i mezzi per... come dire... approfittare di tutti quei dati. E tu mi mandi tutto a puttane in diretta TV? Scommetto che girano già i remix dell'intervista fatti con l'autotune. Lascia stare il DedSec. A loro ci penso io. Tu pensa a come scusarti coi miei avvocati per avermi messo le mani addosso. Riesci a respirare? Riesci a respirare? Di sì. Sì. Ecco, bravo. Ti porto un bicchiere d'acqua. Marcus, dovresti tornare subito qui. Che succede? Roba grossa. Corri! Ehi, Marcus, un follower ci ha passato la mail di un dirigente AUM. Roba grossa, amico mio! Noodle colpisce ancora! Il motore di ricerca ha annunciato che acquisterà un'altra startup tecnologica. Stavolta è InstaWheels. Noodle ha acquistato la startup di car sharing per 750 milioni. Il futuro della startup è minacciato da Driver San Francisco. Ma gli analisti dicono che l'integrazione delle ricerche e delle mappe di Noodle nel servizio di InstaWheels le faranno dominare il mercato. Questo porrà fine alla concorrenza di Noodle, tra cui Invite, che stava ampliando il suo portfolio di startup. Ho una pista su un potenziale pedofilo che lavora per la AUM. Cristo santo, il Grande Fratello è un maniaco. Ecco perché abbiamo colpito la AUM. Chi è questo stronzo? Cole sa il cazzo, il cognome non lo so. Forse abbiamo preso un elenco dei dipendenti durante il colpo alla AUM. Vediamo. Ah, Cole Lang. Lo troverò, cerco delle prove. Vediamo che razza di gente alleva la AUM. Ehi tu,